pronto per l'inizio di questa nona giornata in Serie B che si apre con questa conclusione provata subito da Carpi. Si sfidano Atletico, ma non troppo, e Gallimberti, orfani del proprio capitano appunto Giliberti. Si gioca un orario abbastanza improbabile, domenica ore 16. Le squadre dovranno aver ben digerito i pranzi domenicali per poter dare il meglio in questo match. Una scucchiaiata, ferma tutto Carpi, poi pallone allargato per Rubino. Federico perde palla su Carpi che calcia con l'esterno. Prima occasione per l'Atletico, ma non troppo, con il destro di Carpi che termina di poco al lato. La deviazione sarà calcio d'angolo. Campese sul punto di battuta, forte al centro, Prezioso libera, poi Campione prova a calciare al volo, la rimette al centro, Giannotti libera, poi Pascarella difende la rimessa. Dietro Margani sbaglia il passaggio, può ripartire Campese. Campese da solo, calcia col destro, deviazione, il palo. Grande occasione per i Gallimberti, si salvano grazie al palo i ragazzi di Pinto, che rischiano ancora qui sulla conclusione da fuori. Due occasioni per i Gallimberti. Pinto, palla al piede, va centralmente da Carpi, l'1-2 che si chiude, Pinto calcia e alza la traiettoria sopra la traversa. Capuano con un ottimo riflesso. Sarà calcio d'angolo in favore dell'Atletico. Pinto ancora sul punto di battuta, la mette morbida sul secondo palo, svetta di testa Carpi sulla linea, salva Federico e poi libera Rubino. Carpi prova ad andare, lo ferma Giannotti, ancora Carpi prova ad andare, calcia col mancino, sorpreso Capuano. La conclusione di Carpi che va a dedicare il gol dell'1-0 dell'Atletico. Conclusione deviata, vola Prezioso. Pinto, bello il pallone per Bramante, ha spazio, può andare, poi Carpi le finte su Giannotti e calcia la doppietta nell'arco di un minuto. Sempre col mancino Carpi trova anche il raddoppio, 2-0 Atletico. Bramante sulla sinistra, ma Bramante cerca Pinto, Pinto punta l'area, poi scarica per Carpi a tu per tu, si divora un gol già fatto Carpi, poteva essere il 3-0. Conclusione sul fondo, che occasione per l'Atletico. L'apertura per Pinto, il numero su Giannotti, poi l'apertura per Bramante all'altra parte che sterza e calcia, arriva anche la rete del 3-0 per l'Atletico. Stavolta il gol è di Bramante, grande assist di Capitan Pinto, 3-0. Calcio di punizione per i Gallimberti, sul punto di battuta c'è Rubino, va con l'esterno, la risposta di Prezioso e poi il palo, il secondo di giornata per i rossi, neanche fortunati oggi. Campione cerca il taglio di Rubino con un gran pallone. Si chiude qui il primo tempo sul punteggio di 3-0 in favore dell'Atletico. Iniziato il secondo tempo del match tra Atletico e Gallimberti, si riparte dal 3-0. Faccia la mette dentro Pascarella, no, colpisce il palo, alta, grandissima occasione divorata dall'Atletico che sta davvero sprecando l'impossibile. Campione se ne va da solo contro tutta la difesa dell'Atletico, alla fine la perde. Carpi può calciare col mancino, ancora un palo stavolta colpito da Carpi,
No, ti rischia stavolta. Carpi mette a sedere il portiere, ma poi non riesce ancora a trovare la via del gol. Poi la mette al centro, Bramante, fallo. Poi Carpi, la palla non entra. Incredibile. Non è possibile. La porta è stregata. Non riescono proprio a metterla dentro i ragazzi dell'Atletico. Capuano regala il pallone a Bramante, che calcia, murato da Rubino. Occhio al contropiede, 3 contro 1. Federico, c'è tutto solo Campese che prende la mira, va col destro, ancora Prezioso. Mette in corner. Però dentro Bramante, calcia col destro. Conclusione sporca, sulla quale non riesce a intervenire Capuano. Arriva il poker dell'Atletico con Bramante. Federico Carpi, bello il numero, poi il destro sul fondo, che giocata di Carpi. Calcio di punizione, c'è Rubino col destro, ancora un palo colpito dai Gallimberti, seratano anche per loro. Va dentro Bramante, Bramante la mette al centro, arriva anche la rete del 5-0, manita servita. Ancora Carpi, la tripletta. Campese cerca largo Campione, Pascarella ferma tutto, chiama l'uscita del portiere che non arriva, palla che rimane lì, alla fine Prezioso la fa sua, finisce qui, grande vittoria dell'Atletico, ma non troppo, per 5-0. Allora siamo con Carpi, lui il migliore in campo di questo match, che è l'Atletico, ma non troppo, ha vinto per 5-0 contro i Galliberti, tripletta del tenente di Grado. Migliore in campo, una grandissima tripletta lassù, la tua, avete vinto facilmente questa partita, 5-0, non c'è stata storia. Diciamo che è brutto dirlo, però abbiamo giocato meglio della nostra squadra, abbiamo più gioco, ci siamo infatti dopo l'ultima partita davanti a Bracciano, anzi mi sono infatti. Ammetto che la prestazione era bruttissima. Volevo ringraziare anche Prezioso, che è stato grandissimo. Dovevamo prendere anche un paio di gol, però per merito suo abbiamo portato la porta in gol alla fine partita. Senti, forse se possiamo fare una pecca nella prestazione, sportivo, siete mangiati troppi gol, sì. Forse le partite questo... più accese potrebbe... Ma c'è già, è già successo questo. Allora, fine... È una nostra pecca. Senti, dopo questa vittoria avete dimostrato comunque che la squadra si trova, avete sì, oligato sì, i meccanismi. È il primo torneo che facciamo, sì, però dopo le prime prestazioni stiamo giocando bene. Ma come si brutta? Chiude sfurti! Abbiamo lanciato a capirci e si vede dal gioco. Senti, la dedica del gol a chi è? Al gol, alla mia fidanzata, un bacio, no, ti ringrazio. Un bacio, il bagno. Che schifo, non venire mai più! Maria, Maria, Maria Muraretta, chi si è fatto? Ciao ragazzi.